Amici all'ascolto, Giampiero Pizzuti e Claudio Antonangeli per questa ultima gara d'andata del campionato interregionale Girone H, è l'ultima partita del 1991 per l'Isola Liri, che saluta questo anno affrontando nell'ultima gara del girone d'andata la termitana di Totò Vullo, ex gloria del Torino e del Bologna, in un girone che comprende cinque formazioni siciliane. La termitana è l'unica squadra che ha fatto visita all'Isola Liri, che è scesa qui al Nazareth prima di questo ultimo giro di boa che domenica scorsa ha consacrato il Sora campione d'inverno con un turno di anticipo. L'Isola Liri infatti ha fatto visita a tutte le altre compagini siciliane guadagnando due punti sugli otto a disposizione. I giallorossi di Vullo in trasferta hanno raccolto poco o niente, hanno pareggiato tre incontri a Marsala, Cassino e Mazzara, perdendone quattro a Sora, Marino, Trapani e Cerra e non vincendone alcuno. Le reti segnate lontano da casa rispecchiano i valori espressi dalla formazione siciliana e sono soltanto tre le marcature in otto trasferte contro le 11 subite. Stiamo aspettando il fischio iniziale che scatta in questo istante. Un avversario non certo trascendentale per gli uomini di Castellucci, considerando che in biancorossi hanno costruito la maggior parte dei propri punti sul terreno amico, 12 sui 16 che hanno in classifica sono proprio stati realizzati in casa. Sono rientrati Rossi e Cimarruta dopo aver scontato la squalifica. Rossi ne ha scontate due, Cimarruta una soltanto per somma di ammonizione, mentre quest'oggi non è in gara Scenna, che è squalificato, e come non lo è Papadia, ingessato dopo la partita di Marsala alla caviglia destra. Anche se con qualche punto in meno si tratterebbe comunque, un'ipotetica vittoria per l'Isola Liri permetterebbe a questa squadra di girare a quota 18, un punto in meno rispetto alla classifica dello scorso anno, ma si tratterebbe di un buon recupero in considerazione della falsa partenza iniziale che portò nel carniere biancorosso soltanto due punti in cinque partite. La resurrezione di questa squadra in 11 gare poi ha fruttato 14 punti. Dunque possiamo anche dire che l'Isola Liri chiude il bilancio di questo girone d'andata in positivo, anche dopo aver sofferto nei meandri della bassa classifica nelle prime 5 settimane del campionato stesso. Ad una classifica però costruita principalmente in casa, mancano i risultati in trasferta, dove le 6 sconfitte sulle 8 disputate pesano più del dovuto sul groppone biancorosso. Ora un bel lancio di Ferrazzoli per Carnevale, Carnevale al centro, Oriotti non arriva sul pallone di testa, poi è Piochi che di testa serve Sarti e il tiro di Ferrazzoli che è alto sul montante. Tutto questo cade al secondo minuto con questo tiro di Ferrazzoli dopo una mischia in aria che ha permesso al centrocampista isolano di calciare verso lo specchio della porta difesa dal portiere siciliano, che è andata a spegnersi però sul fondo. Dicevo che l'Isola Liri in trasferta ha raccolto 4 punti perdendo addirittura 6 partite. Ha raccolto 4 punti su 16 a disposizione e questo pesa un po' più dell'ecito sul groppone di questa formazione che fuori casa non conosce, almeno non ha conosciuto nel girone d'andata il segno della X. Infatti si riscontrano pareggi per questa formazione in questo girone d'andata. Ora c'è un'azione corale della Termitana che va proprio nei pressi dell'area di rigore difesa da Fasani. Il cross viene anticipato da Caradonna che lo spedisce in calcio d'angolo, il primo angolo della partita, e siamo esattamente al terzo minuto di gioco. Il risultato, vi ricordo, è fermo sullo 0-0, è iniziata da pochi istanti la partita, vi ricordo 17esima giornata, ultima partita di questo girone d'andata che domenica scorsa ha consacrato il Sora campione d'inverno con un turno d'anticipo. Ricordo anche che l'Isola Liri in casa ha subito soltanto due reti. Ora seguiamo questo calcio d'angolo, c'è il colpo di testa, buono il colpo di testa del numero del giocatore che è basso, è uno dei più bassi della propria formazione, che ora va a risistemarsi vicino al tre quarti della Termitana. Comunque il colpo di testa si è andato a spegnere sul fondo. A
Allora, sono con l'amico Claudio Andonangeli, seguiamo però questa azione di Capasso. Capasso al centro per Carnevale, Carnevale per Piochi, il pallone non filtra e la difesa del Termitana può recuperare il pallone. Il numero 9 era Musumeci, che ha girato il pallone di testa all'indirizzo della porta di Fasani. Vi ricordo che Fasani in casa è rimasto imbattuto 763 minuti, perforato la sua porta dal gol contro il Frosinone due settimane fa. Dunque due gol subiti in casa contro i 14 in trasferta, e questo è che fa capire questa doppia identità dell'Isolini, che non riesce ad ingranare o avere una continuità di risultati lontano dal campo amico. Calcio di punizione per la formazione della Termitana, che va ad essere battuta sulla destra in alto ai vostri teleschermi dal giocatore numero 4, si tratta di Perna che ha anche dei trascorsi in Serie C. Tra poco vi leggerò anche le formazioni delle due squadre. Il pallone al centro, salta più di tutti Rossi, recupera invece il numero 11 Cannavò, poi come un falco verso la palla si è insinuato Ricordi, il capitano della formazione, ma è stato arginata la insidia da Caradonna, che ha potuto mandare in avanti. Allora Claudio, l'Isolini dicevamo che fuori casa perde momentaneamente questa identità che poi riscopre come in un film giallo in casa. Com'è che l'Isolini non riesca a trovare questa continuità di gioco in trasferta? Ma naturalmente buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Niente, il discorso è che questa squadra è stata costruita in modo diverso naturalmente l'anno scorso, anche perché l'Isolini ci aveva abituato a un gioco frizzante, brioso, quindi un 11 molto ben messo in campo da Castellucci. Sicuramente quest'anno è anche un campionato più difficile, dobbiamo dire. Ecco, c'è un'azione pericolosa di Piochi e cedo il microfono a Giampiero per descrivere questa azione pericolosissima. No, guarda, seguiamo ancora una volta l'azione, c'è un calcio di munizione, è stato il tiro di Piochi al volo di sinistro, che ha trovato pronto sulla ribattuta il portiere Cimino. Il portiere Cimino, che ha poi mandato il pallone a terminare nella sua area di rigore, i difensori della propria squadra hanno potuto liberare. C'è stato un fallo su Oriotti, il calcio di punizione è stato battuto all'improvviso, è stato pescato però Capasso in fuorigioco, per questo l'arbitro ha fatto battere questo calcio di punizione in prossimità dell'area di rigore della formazione siciliana. Dunque Claudio, ti rilascio il microfono. Bene, per quanto riguarda il discorso delle partite in trasferta, la squadra biancorossa naturalmente ha cambiato qualcosa, abbiamo visto anche nelle ultime trasferte che comunque qualcosa si sta muovendo, insomma le prestazioni stanno arrivando, il gioco c'è, è una questione di convinzione. Naturalmente non è il campionato dell'anno scorso, anche perché quest'anno naturalmente con le squadre siciliane ovviamente questo campionato è molto livellato, tutte le squadre in buona sostanza sono delle buone squadre, quindi naturalmente l'Isolini, ecco, molto importante è stata per esempio la vittoria esterna a Trapani conseguita con la rete di Izzi, quello è stato un segnale molto positivo per l'11 di Castellucci. Comunque c'è sempre il girone di ritorno, visto e considerato che, come hai detto tu in precedenza, l'Isolini conta appena un punto in meno dell'anno scorso al giro di boa, quindi nonostante tutto, quindi credo che non sia proprio così negativa questa squadra di mister Castellucci. Grazie Claudio, sentiremo anche nel corso della telecronaca l'amico e collega Claudio Antonangeli, che sta seguendo con noi questa partita. Io stavo annotando l'azione che ha portato Piochi al tiro di sinistro in aria. Ora c'è una buona iniziativa di Piochi per Carnevale, Carnevale scambia al limite dell'area con Capasso, però il triangolo non si chiude per il pronto intervento della formazione siciliana, e vi do anche le formazioni, cosa che non abbiamo fatto in questi primi 8 minuti del primo tempo. L'Isolini schiera Fasani, Sarti, Rotondi, Rossi, Ferrazzoli, Caradonna, Oriotti, Cimarruta, Piochi, Carnevale e Capasso. In panchina con mister Castellucci, Cuomo, Mollicone, Adinolfi, Piacenza e Napolitano. La Termitana dal canto suo schiera Cimino, Palazzolo, Bosco, Perna, Ricordi, Arculeo,
Torregrossa, Modicano, Musumeci, Tramontana e Cannavò. Cannavò è il giocatore più rappresentativo della formazione siciliana, ha giocato per molte stagioni in Serie C con il Trapani e il Siracusa e quest'anno lo ritroviamo in questa formazione della Termitana. Vi ricordo che Termini Merese è un paese in provincia di Palermo, è uno dei pochi in questo girone che è appunto in provincia di Palermo. Dicevo che Cannavò era l'unico giocatore rappresentativo di questa formazione insieme a Perna che ha dei trascorsi in Serie C. Assenti nelle file dei siciliani Vuturo, il difensore di fascia destra che è infortunato, lo squalificato attaccante Conte, c'è Roso in panchina che è il faro di questa formazione ma non è in perfette condizioni e anche Tarantino è infortunato e non è nella gara. Dunque volevo dire anche la panchina di questa formazione, l'allenatore è il signor è Totò Vullo, vi ricordo l'ex gloria del Milan e del Bologna, anche trascorsi con l'Avellino, ha portato con sé in panchina Alamia, Armanio, Crinò, Alessandro e Roso. L'arbitro è il signor De Luca di Castrovilla, coadiuvato da Bruno e Lomasto di Napoli. Seguiamo l'azione che cade al nono del primo tempo, è Carnevale che con una finta di corpo ha sbilanciato il numero 7 Torregrosso, poi c'è il tiro di Rotondi e Rotondi fino a questa giornata, fino alla 17esima, rimane il bomber di questa formazione avendo realizzato 3 reti quest'anno in maglia isolana. Ancora Cimmarruta che è rientrato in squadra in questa domenica, Oriotti che scambia il limite con Ferrazzoli, il triangolo non si chiude con Capasso e ancora una volta la Termitana che può liberare, scatta il fuorigioco della formazione sicula ma poi è sempre Ferrazzoli che cerca di aprire il gioco per Carnevale, non viene però a concludersi l'azione per la formazione isolana per il recupero dei difensori giallorossi che hanno mandato in avanti e cosa che si è verificata dalla parte opposta, ha chiuso molto bene Rossi che ha liberato sul numero 11 Cannavò. L'Isolini cerca di perforare questa difesa che si sta chiudendo molto bene, ora è Sarti dalla destra per Capasso e il pallone che va a terminare di pochissimo a lato, Capasso ha avuto tutto lo specchio della porta davanti, ha colpito a botta sicuro, ha messo il pallone al palo più lontano della porta difesa da Cimino, ma è la sua conclusione che cade all'undicesimo del primo tempo, è andata a spegnersi al palo alla destra del portiere Cimino, anzi alla sinistra del portiere Cimino. Ancora Isoleri che cerca di manovrare sulla fascia sinistra con il tuttofare cursore di fascia Rotondi che ora va a scambiare con Pioghi, il pallone al centro, non recupera Capasso, poi il tiro di Ferrazzoli e poi Oriotti, c'è il tiro di Oriotti e la palla si spegne al lato, almeno un Isoleri viva, maschia e generosa in questi primi 12 minuti del primo tempo, la conclusione di Oriotti si è andata a spegnere alla destra questa volta del portiere Cimino. La Termitana sta giocando, almeno in queste prime battute, sta accusando i colpi dell'Isola Liri che non trova però il bandolo della matassa, la zampata vincente che possa portarla in vantaggio, anche se ha già provato a tirare verso la porta di Cimino in 4 occasioni, 3 delle quali la prima con Ferrazzoli al primo minuto, poi pochi istanti fa con Capasso quando sembrava ormai un gol fatto, maturo. Capasso ha colpito la palla di testa sul palo alla destra di Cimino, mandando il pallone verso il palo più lontano del portiere siciliano, ma la sua conclusione si è spenta sul fondo e pochi istanti fa il tiro di Riotti che si è spento al lato alla destra di Cimino. La
L'arbitro ora ha fermato il gioco per un fuorigioco, lo stesso deve essere ripreso proprio all'altezza dell'area di rigore della Termitana. Ed è proprio l'estremo difensore Cimino che ha servito sulla destra Palazzolo che come punto di riferimento i giocatori siciliani vanno sempre a cercare in avanti Cannavò, che dovrebbe essere la mente almeno offensiva di questa formazione. Però più vicino al gol, al secondo minuto, dopo il tiro di Ferrazzoli sul primo angolo della partita scaturito per un intervento di Caradonna, era stato proprio il numero 9 Musumeci che aveva colpito il pallone di testa e lo stesso era finito di poco dal lato della porta difesa da Fasani. Ancora la formazione degli isolieri con Rotondi, il generosissimo Piero Rotondi che va palla al piede, si percorre tutta la metà campo, ora Ferrazzoli in aria, c'è il tiro e la grande parata di Cimino, ancora gli isolieri con Rotondi che cerca di battere a rete, ma questa volta gli isolieri deve imprecare soltanto con la mala sorte, anzi Ferrazzoli ha avuto anche tutto il tempo per mettersi in posizione per battere a suo piacimento in porta, non c'è riuscito, è stato bravo il portiere a coprire lo specchio della porta, è occasionissima che cade ancora una volta al 14° su suggerimento di Rotondi per Ferrazzoli che in aria non è riuscito a scavalcare il portiere Cimino che ancora nella circostanza si è superato. Caradonna ora blocca il solito e generoso Cannavò che si stava proiettando in area di rigore, ora però sbaglia l'appoggio Caradonna, la rimessa con le mani anche se c'è stata un'ostruzione di Oriotti ai danni del numero 6 Arculeo. La rimessa si riprende con una rimessa con le mani, il campo dopo il ghiaccio di questa settimana era diventato un enorme lastrone di ghiaccio il Nazareth in settimana, tanto che l'amichevole con la Stella Azzurra di Porrino del mister Mezzoni non si era potuta disputare su questo terreno. Ancora Ferrazzoli per Rotondi, c'è il tiro di Rotondi e la palla che va a perdersi sul fondo e questa volta l'isolatore veramente dopo l'azione di Ferrazzoli e questa di Rotondi deve soltanto imprecare contro la mala sorte e contro la sfortuna se il pallone non riesce a entrare nella porta siciliana, anche perché in questi primi 16 minuti l'Isola Liri ha dimostrato di avere una supremazia territoriale netta e schiacciante su una squadra che è venuta al Nazareth sicuramente per portare via un punto. Vi ricordo che la Termitana non ha mai vinto in trasferta sulle 8 che ne ha affrontate, ha pareggiato 3 volte e ne ha perso 5. Dunque Claudio, l'Isola Liri, vogliamo anche ricordarlo, è abbastanza sfortunata almeno per quello che si è visto in questi primi 15 minuti e forse è quello che accade in trasferta, gioca con molta convinzione ma proprio nei 16 metri manca quella coordinazione e quella mentalità vincente per poter mandare un attaccante a rete. Ma guarda, oggi comunque sta giocando molto bene questa squadra, c'è per esempio ecco Rotondi che in questi primi minuti sta dimostrando poi naturalmente di essere un giocatore di categoria superiore, questa insomma è una cosa che tanti sportivi qui a Isola del Liri e non solo a Isola del Liri sanno. E purtroppo c'è il problema della finalizzazione in attacco, mancano i gol di Capasso, mancano i gol delle punte, per cui naturalmente abbiamo anche l'esempio in questa partita, con dei gol delle punte sicuramente Isola del Liri aveva un po' di punti in più. Vabbè, grazie Claudio, comunque ecco il fatto è questo che nel calcio sì bisogna anche imprecare con la mala sorte, ma quando si dice perseverare è umano, ma sbagliare è umano, ma perseverare è mostruoso, per cui qualcosa manca in avanti a questa formazione, almeno quella mentalità da finalizzare un'azione, almeno tutte queste azioni che l'Isola Liri crea.
Ma che poi tra l'altro è anche un po' curiosa questa situazione, anche perché Isolieri conta 4 punti addirittura con anche l'ultimo Napolitano che è tornato. Sì, ma perché stiamo parlando di come punte effettive soltanto Napolitano e Mollicone che sono abbastanza acerbi da venire a schierare di campo, e si sta giocando con Capasso e Pioghi che sono in realtà due mezze punte. Certo, manca un bomber, questa è la verità, manca un centravanti di peso, un centravanti di area di rigore. Comunque per quanto riguarda questo campionato si andrà avanti così e credo che poi alla lunga vedrai che i risultati arriveranno. Va bene Claudio, noi ci sentiamo più tardi, riprendiamo la radiocronaca, la telecronaca in diretta qui dal Comunale Nazareth al 18° esatto del primo tempo, quando Oriotti cerca di trovare spazio sulla fascia destra e guadagna il primo angolo della partita per l'Isola Liri. Il conto dei corner è di 1-1, il primo lo ha battuto la Termitana al secondo, al secondo minuto. E ora l'Isola Liri lo fa al 19° del primo tempo. È il numero 8 Cimmaruta che sta per battere questo calcio dalla bandierina. È appunto Cimmaruta che lo fa in questo istante per la testa di Pioghi che gira a rete, però non c'è nessuno che può recuperare il pallone, è lo stesso Cannavò, la punta della formazione siciliana, che va a recuperare la sfera e poi la perde in un contrasto con Capasso che guadagna una rimessa con le mani. Oriotti per Cimmaruta, Cimmaruta ora per Ferrazzoli che entra in area, c'è il tiro di Ferrazzoli, la palla che viene bloccata a terra da Cimino, ancora un'azione da annotare sul nostro tabellino e siamo esattamente al 20°. Ferrazzoli servito da Cimmaruta è arrivato in scoordinato sul pallone e ha calciato debolmente per la presa sicura del portiere Cimino. Ancora Rotondi sulla fascia destra per Ferrazzoli, Ferrazzoli non ha un felice controllo di palla per il pronto recupero di Tramontana e poi ancora una volta il numero 5 Ricordi, il capitano di questa formazione, che dopo aver saltato Capasso e Pioghi ha servito sulla fascia destra Cannavò, che però non riesce a recuperare questo lungo traversone. La Termitana si è affacciata soltanto al secondo minuto del primo tempo in questa partita verso la porta di Fasani e poteva anche scapparci la rete con il numero 9 Musumeci che di testa ha mandato il pallone a lato, mentre l'Isola Liri conta 6 o 7 occasioni da rete che per imprecisione o per sfortuna non sono state concretizzate. Ora il traversone di Ferrazzoli per Pioghi, recupera ancora Capasso che è alla ricerca della continuità nelle sue marcature, aveva segnato a Terracina Capasso, che praticamente ha segnato 2 gol in questo campionato. Ci sfugge la rete che realizzò qui al Nazareth, poi un'altra sua marcatura permise all'Isola Liri di battere il Terracina allo stadio San Martino. Ancora Oriotti sulla destra, palla al centro, completamente errato il suo traversone che si va a spegnere a lato. Rimessa dal fondo, battuta dalla formazione della Termitana, il pallone che poi viaggia all'indirizzo di Caradonna che ha mandato all'indietro per Fasani.
Ancora Rotondi sulla sinistra per Carnevale, che rientra al Nazareth dopo la squalifica, aveva giocato domenica scorsa a Mazzara. Ora c'è un'azione di Fino, di Rotondi, Rotondi al centro, blocca il portiere Cimino senza alcuna difficoltà. Ancora una volta Rotondi è una vera e propria spina nel fianco per qualsiasi difesa che l'Isolieri riaffronta. Un giocatore che non conosce ostacoli e che ogni domenica risulta sempre uno dei più positivi in campo. Ancora Cimarruta, altro giocatore di indubbia qualità tecnica, che apre per Capasso. Ancora il pallone per Ferrazzoli. Ferrazzoli ha il problema di girare il pallone a un suo compagno, lo fa su Oriotti. Oriotti per Piochi, che non lo può controllare adeguatamente. La difesa della Termitana può liberare in avanti per Cannavò, che è solitario in avanti, ora aspetta l'ausilio di qualche suo compagno. Apre il gioco in avanti per Musumeci, isolatissimo, non riesce a aver ragione di Rossi, e la palla ancora una volta recuperata da Ferrazzoli. Ora Ferrazzoli in avanti per Capasso, Capasso ha un felice controllo del pallone, poi c'è il tiro di Capasso e Oriotti, c'è la rete di Oriotti. Oriotti dopo un tiro di Capasso, e sembra aver preso una certa confidenza Oriotti con la rete, dopo aver segnato, diciamo segnato tra virgolette, il gol con il Frosinone. Ora come un falco da opportunista ha dovuto sfruttare questa indecisione difensiva sul tiro di Capasso e portare in vantaggio la formazione dell'Isola d'Iri. C'è stato il tiro di Capasso e la rete di Oriotti dopo un rimpallo favorevole. Gol che è arrivato questa volta, e qui si vede un pochettino il controsenso, è arrivato abbastanza fortunatamente, è stato Oriotti che ha creduto di insistere su quest'azione, e poi quest'azione che ha portato il numero 7 isolano a realizzare il gol. In precedenza invece l'Isolieri avrebbe meritato con più autorevolezza la rete, con delle conclusioni avvenute al limite dell'area di rigore da Ferrazzoli, da Rotondi, addirittura Ferrazzoli e Rotondi sono presentati da soli davanti al portiere Cimino, ma per bravura dello stesso o per troppa convinzione le azioni erano sempre sfumate con un nulla di fatto. Dunque Oriotti ha portato in vantaggio l'Isolieri al 25esimo del primo tempo, un risultato meritato almeno per quello che si è visto in questo primo scorcio di tempo. Siamo esattamente al 26esimo con Oriotti che segna la sua prima rete, se non vado errato la sua prima rete in maglia isolana in campionato interregionale. Ancora Rotondi sulla sinistra per Piochi, viene Palazzolo ancora una volta che può liberare l'insidia, e poi c'è il fallo dell'autore della rete Oriotti. Bisogna anche ricordare che questa è una partita molto, è una partita che le due squadre stanno giocando con molta sportività, non ci sono ammoniti, non ci sono stati brutti falli. Una Termitana che sta giocando sì, di rimessa, però lascia anche lo spazio all'Isola di poter giocare senza fasi ostruzionistiche o giù di lì, per non permettere lo svolgimento adeguato di una della gara stessa. Ancora la formazione della dunque il pallone va a terminare in fallo di fondo, c'è stato un fischio del signor De Luca di Castrovillari, non ha avuto difficoltà a arbitrare questa prima mezz'ora il signor Castrovillari, il signor De Luca di Castrovillari. Vi dicevo, la correttezza in campo dei 22 uomini sul terreno appunto del Nazareth. Ancora Rotondi sulla fascia sinistra, che non sembra aver placato le sue ire proprio su quella fascia, che ha portato
delle vere e proprie sgroppate il terzino Isolano, recupera ancora una volta Palazzolo e poi manda in avanti per Cannavò, ma è sempre lo stesso Caradonna che può recuperare. C'è un fallo su Oriotti da parte del numero 10 Tramontana e poi la palla che va a terminare direttamente tra le mani del portiere Cimino. È Bosco sulla fascia destra che manda l'indirizzo di perna, ancora la Termitana che cerca di elaborare un'azione offensiva. Ora le maglie della formazione siciliana si sono un pochettino più allargate, è molto più distesa in avanti questa formazione, ormai deve recuperare il risultato che vede l'Isolini in vantaggio per una rete a zero. Ora una buona azione di Cannavò in aria, solo in aria, si è fatto anticipare dal pronto recupero di Sarti. Questa è un'azione che poteva portare al 29esimo la Termitana all'azione del pari, alla rete del pari. È stata ancora una volta Sarti ad arginare l'insidia e a far ripartire in questo istante Rotondi sulla fascia destra, anzi sulla fascia sinistra, ancora Rotondi. Recupera ancora una volta Bosco, Cimarrutta, batti e ribatti a centrocampo, poi c'è un'azione di fuorigioco di Ferrazzoli, pescato molto bene dal guardaline, dalla fascia destra, l'omasto di Napoli, che ha ravvisato questa posizione irregolare. Ancora Musumeci in aria, c'è il tiro e la rete. Musumeci ha portato in vantaggio la Termitana. Pochi istanti fa la formazione dell'Isolini aveva traballato, forse era stato il campanello d'allarme per la stessa squadra con Cannavò, e poi Musumeci che si è involato in area di rigore, ha scavalcato Fasani e ha battuto il numero 1 Isolano. Dunque il risultato torna in perfetto equilibrio, ha pareggiato la Termitana. Una squadra che, vi dicevamo, si era un pochettino più allargata, aveva allargato le proprie maglie per recuperare il vantaggio. L'Isolini forse si è stretta subito dopo e si è chiusa a riccio dopo questo gol di vantaggio, maturato 5 minuti prima da Oriotti, e è stata punita da un contropiede inesorabile, molto bravo Musumeci, che ha saltato Fasani in uscita e ha depositato senza alcuna difficoltà il pallone in porta. Claudio, stavamo annotando l'azione dal 28esimo del numero 11 Cannavò, che si era presentato solo in aria e aveva praticamente calciato a botta sicura, ma era stato poi Sarti a recuperare in extremis. Un minuto dopo però la Termitana è passata anzi ha recuperato il risultato, e lo ha fatto, io ho detto, in un'azione di contropiede, però ecco, forse mi puoi descrivere meglio tu l'azione, che l'hai seguita più da vicino, visto che io ero un attimino distratto. Ma guarda, c'è stata un'azione della Termitano con il numero 11, cioè in buona sostanza ha approfittato di un passaggio errato della retroguardia biancorossa, quindi si è involato, ha dribblato anche il portiere e ha messo in rete. Purtroppo questa è una squadra che non la devi far giocare, perché naturalmente la Termitana la devi aggredire in tutti i sensi, come giustamente la squadra di Ezio Castellucci ha fatto per questa mezz'ora. Infatti sono visti i risultati, passare in vantaggio meritatamente con Oriotti, ci sono state alcune occasioni da rete molto favorevoli, ma purtroppo un attimo di rilassamento è costato il pareggio all'Isola Lire. Comunque vedremo in seguito cosa potrà succedere. Comunque mi sembra una partita molto bella, due squadre, la Termitana che gioca e fa anche giocare, quindi sicuramente una partita molto bella, con una bella giornata di sole poi tra l'altro. Anche se non è caldo come una giornata di sole potrebbe far prevedere o presagire. Ancora Oriotti in aria per Capasso. Capasso non può liberarsi del pallone per servire un suo compagno, e ancora
Cimarruta che di fino lavora questo pallone, serve Rotondi, Risolini che sembra aver perso un po' le staffe del gioco e la cognizione del gioco. Dopo il gol c'è stato un attimo di sbandamento, ma Risolini sembra essersi ripresa. Forse non si aspettava di vedersi recuperato il risultato nel giro di pochi minuti. Dopo il gol di Oriotti al 25esimo, al 29esimo ci ha pensato Musumeci a riequilibrare le sorti dell'incontro. Dunque il risultato è fermo sull'1-1. Una bella partita, una prima mezz'ora almeno vivace, che ha visto una netta supremazia degli Isolini, una supremazia schiacciante che ha portato al 25esimo a coronare questi sforzi Oriotti, per poi però vedersi recuperato il gol da Musumeci, che grazie a un pasticcio difensivo, come ci descriveva l'amico Claudio Andorangeli, ha portato la formazione siciliana a recuperare il gol di svantaggio. Ora un colpo di testa di Caradonna, che cade esattamente al 33esimo. Non trovano una giusta situazione favorevole i due attaccanti dell'Isola Liri, Capasso e Piochi, perdono il pallone, poi ora è Ferrazzoli che serve Carnevale al limite dell'area di rigore, l'arbitro fa segno di proseguire, c'era stato un intervento falloso, ma forse Carnevale ha accentuato la caduta. Ancora Rotondi in aria, Rotondi salta il suo avversario, poi mette al centro e la palla si perde sul fondo. Ancora Rotondi che si rende protagonista e artefice di un'azione offensiva, ma dopo lunghe sgroppate sicuramente non arriva lucido davanti alla porta, e poi giallo si è visto in tre occasioni, ha fallito due grosse occasioni. Questa forse avrebbe potuto servire al centro Piochi, anziché calciare con il suo piede che non è quello abituale, cioè il destro, per sparacchiare questo pallone sopra il montante. Ci avviamo alla conclusione di questo primo tempo, mancano esattamente 10 minuti, 35 già sono andati via, con l'Isola Liri e Termitana che si dividono la posta qui al Nazaret per 1-1. Alla rete al 25esimo di Oriotti ha risposto Musumeci al 29esimo, un botta risposta in 4 minuti. Ora la Termitana sembra voler affrontare a viso aperto l'Isola Liri. Ora è Oriotti che serve Capasso per Sarti. Sarti in aria, il tiro di Sarti che va a finire a lato, poteva cercare miglior fortuna Sarti mandando il pallone al centro, ha fatto invece il contrario, ha cercato il palo più vicino della porta di Cimino e lo stesso è finito sul fondo. Ancora l'autore della rete Musumeci che cerca di aver ragione del gigante Caradonna, Caradonna sicuramente è molto più alto del piccolo numero 9 Isolano, il piccolo numero 9, i due numeri 9 della partita non sono molto alti, quale Piochi e Musumeci. Oggi c'è anche da dire che Oriotti sta giocando una buona partita, è anche stato autore del gol. Poi la palla in avanti, c'è il fuorigioco non tanto di Cannavò che si stava avventando, aveva perso il pallone, ma del numero 9 Musumeci che senza farne drammi è rientrato e ha permesso agli Isolani di battere questo calcio di punizione che vede ancora Cimarruta menare le danze a centrocampo per l'inserimento di Sarti sulla destra che recupera il pallone ma poi se lo trascina sul fondo. Dunque l'Isola Liri ora deve un po' riconciliare le idee. Vi ricordo anche che Oriotti è l'unico giocatore che è riuscito a segnare nella porta sotto gli spogliatoi. L'Isola Liri tutte le reti che ha segnato in casa lo ha fatto nella porta degli alberi, quella che è praticamente alla sinistra della nostra visuale.
dove è praticamente assiepato Fasani. Gli unici due gol che sono stati segnati in campionato per l'Isola Liri nella porta degli spogliatoi, ve lo ricordo, sono stati realizzati da Oriotti. Ancora Capasso che cerca di aver ragione del numero 5 Ricordi, che è il capitano della formazione siciliana, e poi la rimessa con le mani per il numero 6 giallorosso Arculeo, che ha appoggiato all'indirizzo di Modicano che si è visto poco in questa partita. Ancora Caradonna per Rossi deve liberarsi del pallone, lo fa in questo istante, ma non c'è nessuno, anzi è il numero 3 Bosco che senza affanni da indietro verso la porta, difesa da Cimino. Adesso polemico del Duomo. Un controfallo fischiato in questo istante al numero 4 Perna, e il gioco deve riprendere con una rimessa con le mani che lo stesso Rotondi dà verso l'indirizzo di Pioghi. Poi c'è un'azione sulla destra che vede Carnevale cadere a terra, e poi lo stesso pallone che termina tra le mani del portiere Fasani. L'Isoliri ha accusato il gol della Termitana dopo aver condotto per 25 minuti e poco più le danze in questa partita. Aveva tirato un attimo remi in barca. Ancora Oriotti sulla destra per Sarti al centro, recupera il pallone Ferrazzoli al centro e guadagna un calcio d'angolo. Tutto questo al 38esimo, anzi al 40esimo, Ferrazzoli. Il gioco è fermo, vi descrivo l'azione: c'è stato un inserimento di Oriotti a centrocampo che ha servito sulla destra Sarti di prima intenzione ha calciato verso l'area di rigore, è arrivato Ferrazzoli che a tu per tu con il portiere ha calciato a botta sicura in una posizione infelice per poter cercare qualcosa di concreto, ma ha guadagnato il secondo angolo della partita in favore dell'Isola Liri. Calcio d'angolo a Cimarruta che batte, saltano i difensori siciliani, recupera Rotondi che poi cerca di trovare miglior fortuna su questo traversone, non lo fa per il pronto intervento di Bosco che ora ha liberato, è il numero 7 della formazione siciliana, Torre Grossa che manda all'indirizzo di Cannavò che è solo sulla fascia destra, è affrontato da Caradonna, Cannavò salta Caradonna e manda il pallone al centro e c'è la rete della Termitana, un'azione sulla destra di Cannavò, ha liberato il numero 7 della formazione Torre Grossa e Torre Grossa non se l'è fatto dire due volte e porta in vantaggio la formazione siciliana. E questo è un po' la non logica del calcio, l'antitesi di questo calcio, una Isolaliri che aveva dominato il campo per per 25 minuti, aveva sfiorato la goleada in più occasioni, dopo essere passata in vantaggio ha subito la rimonta della Termitana che addirittura ora è passata in vantaggio andando praticamente a dare una lezione all'Isola Liri che aveva tirato i remi in barca subito dopo il gol e non si aspettava una reazione così veemente da questa formazione che proprio con il numero 11 Cannavò aveva avuto numero 11 Cannavò che è sicuramente una spina nel fianco per la difesa biancorossa. Al
calcio di punizione per l'Isola Liri, che in questa stagione è la prima volta che subisce due reti in casa, sta perdendo per 2-1. E c'è anche da dire che l'Isola Liri, una volta passata in svantaggio, non ha mai recuperato il risultato. Vedremo se oggi i biancorossi troveranno questo regalo, troveranno almeno il di ribaltare il risultato, un regalo sotto questo albero. Comunque vedremo un po' che cosa combineranno. C'è il tiro di Ferrazzoli nella porta e la parata di Cimino al 43esimo. Ferrazzoli ha chiamato a terra Cimino su un calcio di punizione al limite. Diciamo subito che almeno la Termitana ha concretizzato quelle tre azioni da rete che ha saputo, anzi quattro azioni da rete che ha saputo costruire, due le ha messe dentro, mentre l'Isola Liri, che ha potuto contare su molte azioni nel primo tempo, soltanto con Oriotti era riuscita a realizzare la rete, ma per il momento la Termitana ha ragione del risultato del campo, che la vede vincere per 2-1 il parziale qui al Nazareth, con le reti al 29esimo di Musumeci e al 41esimo di Torregrossa. Ancora una volta l'Isolieri che cerca di ora di andare in avanti con i suoi due attaccanti Pioghi e Capasso, ma è ancora una volta Cannavò che riesce a recuperare il pallone su Sarti e poi aver ragione di Oriotti. Ancora Cannavò che si invola sulla fascia sinistra, dicevo della mobilità di Cannavò, e ora è brutto il fallo di Cimmaruta che va a beccarsi l'ammonizione. È il primo fallo brutto della partita e Cimmaruta va sicuramente a beccarsi questo cartellino giallo, che tra l'altro si è anche meritato per aver rincorso il suo avversario, averlo messo giù proprio sotto la nostra postazione. Dunque Claudio, dicevamo, l'Isola Liri non ha concretizzato quello che ha costruito, la Termitana sì, quattro azioni da rete, due trasformate e due vicinissime alla marcatura, una sullo 0-0 e l'altra sull'1-1. Dunque una Termitana più concreta rispetto all'Isola Liri, che non crede nei propri mezzi e che ha sicuramente avuto questa mazzata nel momento del pareggio della formazione siciliana. Ma guarda, forse la differenza è stata nel fatto che le punte siciliane mi sembrano molto più concrete di quelle biancorosse, almeno per oggi. Infatti abbiamo visto che le due reti sono state ben siglate, con molta calma, e in contrario invece delle punte biancorosse, che per troppa precipitazione non hanno saputo insomma mettere nella rete più di qualche volta, quindi... purtroppo l'Isola Liri ha accusato sicuramente questo, il colpo del pareggio sicuramente, poi l'altro gol naturalmente è arrivata la mazzata verso la fine del primo tempo. Comunque c'è tutto, ci sono ancora 45 minuti di tempo. È un peccato anche perché stava giocando bene i primi 20 minuti, i primi 25 minuti, una squadra molto fluida, una bella geometria, purtroppo si è rilassato un attimo, Termitana ha colpito. Grazie Claudio, noi ci avviamo alla chiusura del primo tempo, che è praticamente finito da oltre un minuto con questo colpo del numero 5 Ricordi, che ha mandato il pallone a lato. Il pubblico rumoreggia, fischia all'indirizzo della squadra, ma in effetti bisogna anche riconoscere che la formazione biancorossa per 25 minuti ha tenuto bene il campo, ha sfilato la rete, ma non è stata abbastanza concreta per poter riempire il suo bottino personale di marcature. Lo ha fatto invece dall'altra parte la Termitana, che dal 29esimo del primo tempo è riuscita a riequilibrare le sorti dell'incontro per la rete realizzata da Oriotti al 25esimo, e poi è passata non diciamo a sorpresa, perché aveva almeno cercato di segnare un'altra rete, lo ha fatto al 41esimo con Torregrossa, che è servito molto bene sulla destra da Cannavò, ha saltato con molta abilità e molta professionalità
il portiere Fasani e ha messo il pallone alle spalle. Vi ricordo che Risolini non ha mai subito due reti in casa in questa stagione, lo ha fatto ora, e per i biancorossi è tutto in salita, anche perché trovano enormi difficoltà proprio nei 16 metri. Noi ci sentiamo all'inizio di ripresa. Amici all'ascolto, è iniziata da pochi istanti la ripresa con l'Isolini che non ha cambiato praticamente nulla rispetto al primo tempo, cosa che non ha fatto pure che ha fatto anche la Terminata. Dunque i 22 uomini in campo sono gli stessi che hanno dato dimostrazione di giocare un buon calcio, un calcio piacevole e gradevole anche per coloro i quali hanno potuto vedere la partita e stanno vedendo la partita in televisione. Dunque vi ricordo il risultato: la Terminata sta vincendo a Nazareth per 2-1, grazie soprattutto alla maggiore concretezza dimostrata dai propri attaccanti rispetto a un'Isola Liri sciupona e imprecisa almeno in una decina di occasioni. Ancora Sarti per Oriotti, cerca di liberarsi Oriotti del pallone, lo fa su Sarti che ora lo manda al centro per Ferrazzoli. Palla messa ancora una volta fuori, le formazioni: Fasani, Sarti, Rotondi, Rossi, Ferrazzoli, Caradonna, Oriotti, Cimmaruta, Pioghi, Carnevale e Capasso. Questo per quanto riguarda l'Isola Liri, con Ezio Castellucci in panchina, Cuomo, Mollicone, Adinolfi, Piacenza e Napoletano. È squalificato Scenna, il jolly difensivo dell'Isola Liri, mentre la Termitana deve fare a meno di Vuturo, difensore di fascia destra, di Conte che è squalificato, attaccante, di Tarantino, anche lui infortunato, mentre c'è Rosso, il centrocampista di questa formazione, che è in panchina e non è al meglio delle proprie condizioni fisiche. La Termitana schiera da Cimino, Palazzolo, Bosco, Perna, Ricordi, Arculeo, Torregrossa, Modicano, Musumeci, Tramontano e Cannavò, che è sicuramente uno dei migliori uomini della sua formazione, è stato quello l'artefice, l'attaccante che ha tenuto più palla per i suoi e che ha propiziato la rete del 2-1 per la formazione palermitana. L'allenatore è Totò Vullo, ve lo ricordo, ex gloria dell'Avellino, Bologna e del Torino, con sé in panchina Alamia, Armanio, Crino, Alessandro e Rosso, l'arbitro è il signor De Luca di Castrovillari, coadiuvato da Bruno e Lomasto di Napoli. Palla al centro per Ferrazzoli che cerca di recuperare il pallone e anche il pubblico non aiuta, però l'Isola Liri, al posto di incitare la squadra che aveva giocato un buono scorcio di primo tempo, ora sta infierendo contro questa formazione che è rea solo di aver subito le due reti, un colpo di un 1-2, un KO che almeno alla vigilia e dopo i primi 20 minuti nessuno si sarebbe mai aspettato, ma che la Termitana ha saputo costruire con un gioco minuzioso, elaborato, e che alla fine ha portato i suoi frutti. Dicevo, la Termitana ha avuto 4 azioni limpide per passare in vantaggio: sullo 0-0 un colpo di testa al secondo minuto del numero 9 Musumeci, era finito di poco al lato. Lo stesso Musumeci al 29esimo non perdonava la difesa degli Isolini realizzando l'1-1, e poi lo stesso Cannavò si trovava la palla del 2-1 tra i piedi, però si vedeva anticipato proprio davanti a Fasani dal recupero di Sarti, e lo stesso Cannavò procurava la palla del 2-1 a Torregrossa, che era molto abile a saltare Fasani in uscita e a batterlo inesorabilmente per la seconda volta. Dall'altra parte l'Isola Liri ha costruito 6 occasioni da rete limpidissima, con Ferrazzoli e Rotondi che si rendevano protagonisti in area di rigore di buone azioni individuali, ma con scarso profitto, e stesso si deve dire di Rotondi, Ferrazzoli, lo stesso Oriotti, Carnevale e Capasso, che non hanno trovato la coordinazione giusta una volta entrati in aria. Però era lo stesso Capasso che procurava il gol del momentaneo vantaggio, il suo tiro al 25esimo veniva rimpallato al limite dell'area da un difensore, la palla attraversava in linea diagonale tutta l'area di rigore, arrivava Oriotti che a pochi passi, anche per un errato disimpegno difensivo, anzi non disimpegno difensivo, di un
di uno svarione difensivo poteva appoggiare il pallone a rete. Dunque il terzo angolo, ora l'Isolieri crede più nei propri mezzi, un Isolieri che avrebbe potuto chiudere la partita nei primi 20 minuti, che ora però è costretta a rincorrere questa ultima di campionato del girone d'andata contro la formazione siciliana della Termitana, vi ricordo Termini Imerese, un paese in provincia di Palermo, mentre il suo allenatore è di un paese in provincia di Agrigento. Comunque alla battuta recupera Capasso, che ha un felice controllo, poi c'è il tiro di Capasso, recupera ancora Carnevale sulla destra per Sarti, che ha il problema di mettere il pallone al centro, lo fa in questo istante, ancora Isolieri in pressing con Carnevale, c'è il tiro di Carnevale, la parata a terra di Cimino, tutto questo al 50° e poi ancora l'Isolieri che cerca di manovrare, recupera Rossi, c'è il tiro di Rossi e il palo colpito da Rossi. Ancora l'Isolieri in forcing, cerca di assaltare la porta di Cimino e libera ancora una volta la formazione della Termitana in buona in contropiede con il numero 7 Torre Grossa. E ora anche l'Isolieri, i tifosi dell'Isolieri prendono a parteggiare per la propria squadra, ad incitarla perché possa raggiungere il risultato di pari. Dicevamo al 50° tiro, il tiro di Carnevale parato da Cimino, e su l'azione susseguente Rossi dal limite colpiva il palo. Almeno è una bella partita, una partita ricca di emozioni, una partita che sicuramente sta ripagando i tifosi che hanno pagato il biglietto per assistere a questa, dicevo, ultima gara di campionato della stagione 90-91. Ora c'è questo, appunto, questa ultima partita del 1991, che comunque vada a finire, concluderà una stagione che per un'annata che per l'Isolieri è stata decisamente brillante, dopo aver ottenuto il piazzamento nello scorso campionato come migliore formazione sociara in questo girone. Nel girone dello scorso anno, in questo invece è nella media classifica. Ora c'è il tiro di Ferrazzoli deviato, ancora Piochi al centro, c'è il tiro di Ferrazzoli, ancora Cimino e poi il colpo di testa di Oriotti, la palla che si perde sul fondo. Azioni che si susseguono in questa partita. C'è stato al 52° minuto azioni a non finire per l'Isolieri, che però ancora una volta non trova la giusta misura sotto porta a concretizzare quanto di buono sappia fare prima dei 16 metri. E i due centrocampisti della partita, si tratta del numero 10 Tramontana e Cimarruta per l'Isolieri, sono stati ammoniti Tramontana al 53°, Cimarruta al 45°. Ancora Rotondi al centro, non arriva Piochi, recupera ancora Cannavò, un giocatore che vi dicevo con trascorsi in Serie C a Trapani e a Siracusa. Ancora Capasso che cerca di recuperare il pallone sul numero 5, un buon difensore centrale, Ricordi. Ancora Cimarruta per Ferrazzoli, ancora Ferrazzoli che non ha un felice controllo del pallone, lo stesso viene messo fuori, ancora l'Isolieri con Oriotti al centro per Sarti, il pallone è rimasto comunque in gioco. Sta danzato per qualche secondo sulla linea bianca, però Sarti in collaborazione con Caradonna è riuscito a tenerlo in gioco. Ancora
Carnevale che cerca di saltare il suo avversario, recupera Ferrazzoli, Ferrazzoli al centro, recupera Ricordi che di testa può soltanto liberare, ma la palla è ancora per l'attacco isolano con Cimmarruta, c'è il tiro di Oriotti, la palla si spegne sul fondo. È la perfetta fotocopia del primo tempo con Isolieri che cerca di perforare la difesa siciliana ma senza la necessaria convinzione e con quel pizzico di sfortuna che ormai sembra dover attanagliare la formazione isolana che deve sicuramente imprecare contro la mala sorte. Dicevo, la Termitana conduce per 2-1, siamo esattamente al decimo minuto della ripresa quando l'Isola di Rin, due minuti, al 50esimo, al 52esimo, ha colpito un palo con Rossi e lo stesso portiere Cimino si è superato con un intervento di Ferrazzoli. Ancora Rotondi che non riesce comunque a recuperare il pallone. La Termitana ora con l'autore della seconda rete, il numero 7, Torregrossa, ha rimesso il pallone in gioco, ancora Carnevale che cerca di saltare lo stesso Torregrossa che commette fallo alle sue spalle, calcio di punizione nella tre quarti della formazione della Termitana che si sta difendendo come può e anche e soprattutto per il fatto che sta conducendo per 2-1. Ancora Sarti per Oriotti, c'è il tiro di Oriotti, palla ribattuta, limite dell'area, ancora una volta esce fuori, recupera Rotondi, ancora Rotondi, c'è il tiro di Rotondi, la parata di e il tiro e la rete di Piochi, e Piochi va a segnare la rete del pari esattamente all'undicesimo della ripresa, esattamente al 56esimo. Piochi ristabilisce le parità e ancora una volta su azione fortunata, su azione di rimpallo, l'Isolatini riesce a mettere il pallone alle spalle di Cimino. Ora ha sfatato ancora una volta questo tabù della rete, Piochi che sta costruendo il suo bottino personale di reti e sono esattamente tre nel corso di questo campionato. Un giocatore generosissimo Luca Piochi che ha sempre cercato di dare il massimo nonostante non possa godere più di una giovane età, almeno a livello calcistico. Stiamo parlando di un giocatore che ha 31 anni e che ha sempre dato il massimo a questa formazione. Le tre reti ripagano questo attaccante che deve sicuramente essere elogiato per quanto sta facendo vedere in questa stagione e ha dato anche lo scorso anno. Dunque Piochi ha ristabilito le parità al 56esimo sul tiro di Rotondi. Cimino non tratteneva, ora Capasso, Capasso in aria, c'è il tiro e la parata di Cimino e Capasso è la seconda rete che si mangia a portiere ormai battuto. Ora il portiere è caduto. Il portiere del Termitana è caduto a terra, sicuramente la conclusione forte, secca e precisa di Capasso dovrebbe averlo colpito e il portiere rimane a terra. Thank you.
Il gioco è ripreso, il portiere si è rialzato ma accusa ancora qualche dolorino. Ora liberato Cimino, che sicuramente si è guadagnato la giornata in questa partita, anche se dall'altra parte, se lui ha parato il parabile, dall'altra parte Cannavò, il numero 11 siciliano, non gli è stato da meno, visto che è stato uno dei giocatori più pratici e più manoveri della sua squadra. Comunque il risultato è stato ristabilito dall'Isola Liri e si tratta, ora siamo sul 2-2, c'è il fallo di Rotondi ai danni di Musumeci, l'autore della prima rete della Termitana. Almeno si chiude quest'anno in bellezza, abbiamo già assistito a 4 marcature in questa partita, con il numero 10 ora Tramontana, ammonito al 53esimo per un fallo su Carnevale, che va a battere al centro, recupera ancora lo stesso Tramontana, Tramontana per Musumeci, Musumeci al centro, recupera ancora una volta Oriotti, ma è Torregrossa, c'è il tiro di Torregrossa e la palla in fallo laterale, e ha paura la difesa dell'Isola Liri ogni volta, ogni qualvolta questa formazione si presenta in avanti. Sono stati molto pratici e molto manovrieri e sbarazzini nel poter portare Insidia nella porta di Fasani, che addirittura ha perso il pallone in questo istante. Comunque rinfrancata da questo risultato di pari, Piocchi e Riotti hanno realizzato i 2 gol per l'Isola Liri, mentre Musumeci e Torregrossa per la formazione della Termitana. Ancora Cimmaruta per Piocchi, non trovano sbocchi in avanti i due, tanto che si devono cambiare il pallone in paio di occasioni. Poi è Rotondi sulla sinistra che salta il suo avversario, non riusciamo a vedere l'azione. Ora Rotondi al centro, salta Ferrazzoli, recupera Sarti, c'è il tiro e Cimino ancora una volta ci mette lo zampino, e è bravo il portiere Cimino a alzare sulla traversa per questo terzo angolo, primo della ripresa per l'Isola Liri, 3-1, Cimino al 61esimo sul tiro di Sarti, devia in angolo. Terzo angolo, primo della ripresa per l'Isola Liri. Dovrebbe esserci un cambio da parte della formazione della Termitana. Entra il numero 15. Anzi, entra il numero 14 e tra poco vi diremo chi è uscito. Pallone al centro per Carnevale, la palla messa fuori. È uscito il numero 4 Perna, al suo posto è entrato il numero 14 Crinò. Tutto questo al 61esimo. E ancora una volta il portiere del Termitana Cimino sembra avere un conto aperto con Capasso, va a parare una bella conclusione di Capasso a pochi passi. Ancora palla al centro, liberata alla meno peggio da un difensore, si tratta del secondo angolo, quarto della partita per l'Isola Liri. Ancora Capasso. Un portiere che ha parato il possibile qui in questa partita, parando soprattutto sulle conclusioni di Capasso, che non ha trovato miglior fortuna in questa gara, anche se le sue conclusioni sembravano ormai a botta sicura. Palla in avanti per il nuovo arrivato Crinò, che non la recupera per l'inserimento di Rotondi. Rotondi che viene fermato da Musumeci. Ancora la Termitana in avanti con Torregrossa, Crinò, gioco pericoloso da parte di Crinò e danni di Cimmaruta. L'Isola Liri è ormai padrona dei propri mezzi, sembra la bella e brillante squadra dei primi 20 minuti del primo tempo, che aveva
mitragliato, bombardato a più non posso la porta del portiere Cimino senza trovare nulla di concreto se non la rete di Oriotti. Ancora Oriotti al centro per Ferrazzoli, c'è il tiro e la palla che termina di poco al lato. È proprio stregata la porta, la porta siciliana, è un tabù per l'Isola Liri che sta veramente sfiorando la rete. Ora l'arbitro, il guardalini ha segnato un calcio d'angolo, però l'arbitro ha detto di battere la rimessa dal fondo, ma è l'unica incomprensione tra questi due, tra questa terna. L'arbitro ha arbitrato abbastanza bene, anche perché non ha dovuto faticare molto con due squadre che hanno giocato una buona partita, non ostruzionistica e priva di falli. Comunque ancora una volta l'Isola Liri con Rotondi al centro, la palla viene messa fuori. Abbiamo praticamente abbiamo terminato una pagina intera del nostro block notice per questa partita ricchissima di cronache, ricchissima di spunti. Quinto angolo per l'Isola Liri. Al centro Ferrazzoli non recupera, e però Caradonna, e poi c'è il tiro di Cimmaruta, la palla si perde sul fondo. Dunque l'Isola Liri sembra non trovare l'arma giusta, la convinzione, ma a questo punto non parleremo neanche più di convinzione, ma di la fortuna adeguata per poter battere il portiere della formazione siciliana. L'arbitro ora ha fischiato una delle poche punizioni di questa ripresa e ora Caradonna sicuramente si va a fare ammonire, anzi ha ammonito Rossi, il capitano, forse ha detto qualcosa in campo. Rossi è il terzo ammonito della partita, e questo sicuramente per proteste. Esattamente al 67esimo Rossi è stato ammonito. Calcio di punizione che batte la Termitana, si distende Crinò sulla fascia destra, ma Crinò è proprio al centro dell'area, era solo in area sul traversone arrivato dalla sinistra di Cannavò. Ha recuperato il pallone Fasani, che ora l'ha smistato per Rotondi per Ferrazzoli. Isolidi ha una buona proprietà di palleggio nella sua zona difensiva, ma quello che manca è la convinzione. Forse siamo stati anche un po' troppo ripetitivi in questa partita, proprio davanti la porta di Cimino. Ancora una volta Musumeci, e la rimessa con le mani è per l'Isola Liri. Musumeci ha avuto l'ultimo rimpallo, anche se la prende un po' a ridere con il guardalini. Vi ricordo che la terna è tutta del sud, i guardalini sono Bruno e Lomasto di Napoli, l'arbitro è il signor De Luca di Castrovillari. Ancora Rotondi che cerca, ormai hanno capito che Rotondi può dare dei grossi insidie al limite sulla fascia sinistra, e lo stesso numero 14 Crinò è entrato proprio per arrestare la marcia senza freno del terzino biancorosso. Terzino biancorosso che praticamente è stato già contattato, a quanto se ne sappiamo, da numerose società anche professionistiche, visto il buon rendimento e i risultati che ogni domenica riesce a ottenere sia per la squadra che singolarmente. Ancora calcio di punizione in favore della formazione dell'Isola Liri, e stessi consensi ha ricevuto il capitano della squadra, Vincenzo Rossi, che da ormai da 3 anni veste la maglia dell'Isola Liri. Ora l'arbitro va ad ammonire il nuovo arrivato Crinò perché non rispettava il regolamento stando troppo vicino al pallone. Crinò è stato ammonito e sono 4, tornano in parità anche le ammonizioni, 2 per parte, come sono i gol di questa partita, quando siamo esattamente al 69esimo della
della gara. Rotondi al centro, salta il più piccolo di tutti, poi Oriotti che tira dalla distanza, Oriotti che ora è padrone dei propri mezzi e di collo pieno ha tirato all'indirizzo della porta di Cimino, ma nulla di fatto. È il numero 3 Bosco che va a rimettere il pallone dal fondo. Vi dicevamo che è una partita ricca di spunti di cronaca, ricca e molto gradevole sia per noi che la stiamo seguendo per i microfoni di Europa 1 e Teleuniverso, che per coloro i quali la possono vedere sui teleschermi di queste due emittenti. È una partita che almeno ha ripagato il biglietto di quelli che hanno potuto assistere a questa partita. Dunque ora il Termitana, che quando si fa vedere è abbastanza pericolosa, si fa pescare Cimino, si fa pescare Musumeci in azione di fuorigioco. Cimmaruta per Ferrazzoli, la palla al centro, schizza tra l'erba bagnata e è preda del portiere siciliano. E se ne sono andati 25 minuti nel corso della ripresa, 2-2 il risultato. Piochi ha ristabilito le parità al 56esimo sfruttando un secco e preciso diagonale di Rotondi non trattenuto a terra dal portiere Cimino, che lo stesso Piochi ha corretto in rete. Ancora un contropiede della formazione siciliana, un errore difensivo, un altro errore nella tre quarti dell'Isola Liri. Poteva gustar caro, ma il numero 2 Palazzolo si è fatto trovare in fuorigioco dal collaboratore del signor De Luca di Castrovillari. Ora è Capasso che cerca di fare la sponda per Piochi, e anche gli stessi giocatori della Termitana si stanno sentendo il fiato sulle spalle. E ha spazzato Palazzolo senza motivo questo pallone in fallo laterale, che ora Piochi restituisce con un traversone che è direttamente sul portiere. C'è un fallo all'indirizzo di Vincenzo Rossi. Ancora Capasso al centro per Piochi, e recupera Carnevale al centro, esce con i pugni Cimino, recupera Rotondi, ma il fallo è fischiato all'indirizzo del giocatore numero 10 Tramontana per un fallo in gioco pericoloso, anzi no, per pensavamo un fallo in gioco pericoloso di Rotondi, invece il gioco pericoloso lo aveva commesso il numero 10 Musumeci. Tramontana, avevamo cercato di interpretare quello che aveva mimato con le mani l'arbitro, aveva indicato con la mano di andare verso la porta di Fasani, dunque pensavamo a un calcio di punizione per la formazione della Termitana. Fatto sta che si è optato, anzi abbiamo capito sicuramente male noi. Il fallo era su Rotondi, è Capasso con Ferrazzoli, c'è il tiro di Capasso, la palla si perde sul fondo, tutto questo al 71esimo. La partita che vive ora una fase di stanca, anche perché le due squadre hanno premuto troppo sull'acceleratore, ma bisogna anche riconoscere che è una partita ben giocata, con una Termitana che che quando può affondare in avanti, e lo ha fatto in diverse occasioni, in due delle quali gli hanno fruttato le due reti che le stavano permettendo di vincere l'incontro qui allo Stadio Nazareth. Ancora l'Isola Liri con Ferrazzoli, Cimarruta,
Cimaruta, che conosce molto bene il campionato siciliano per aver militato lo scorso anno con la Folgore di Castelvetrano. E ancora Ferazzoli, l'ex giocatore dell'Ostia Mare, che ha scambiato con Piocchi. Ancora Ferazzoli, Ferazzoli scambia con Piocchi, Piocchi in aria, mette al centro per Carnevale e la sua, il suo suggerimento per il biondino Sorano non viene recuperato, ma guadagna Sarti una rimessa con le mani che va a effettuare in questo istante Sarti all'indirizzo di Piocchi. Piocchi non ci arriva, recupera Bosco, poi ancora Carnevale, palla al centro, recupera Ferazzoli per Rotondi, c'è il tiro alla rete, l'autogol del numero 14 Crino, e soltanto un proprio giocatore poteva battere il proprio portiere. Ancora una volta Rotondi che ci mette lo zampino e l'Isola Liri è in vantaggio al 29esimo della ripresa, esattamente al 74esimo. Rotondi con un secco diagonale, lo stesso tiro che aveva portato Piocchi a realizzare il secondo gol, con un diagonale deviato da Crino ha portato l'Isola Liri in vantaggio. Tempo di annotare l'azione del gol, è una partita che ha offerto fino a questo istante 5 reti. Ora l'Isola Liri ha ribaltato il risultato, un risultato che la vedeva vincere al 25esimo con Oriotti, poi perdere al 41esimo dopo la doppia marcatura della Termitana con Musumeci e Torregrossa. E poi adesso ha ribaltato nuovamente il risultato con Piocchi e il tiro di Rotondi, che si è andato un autogol simile a quello che Leone realizzò contro il Frosinone, permise ad Isola Liri di pareggiare, un autogol quasi simile con un tiro dal limite di Rotondi che è stato deviato dal nuovo arrivato Crino nella propria porta, Crino che poi si è inginocchiato disperandosi di quello che aveva combinato. È stato proprio un giocatore della Termitana a fare un dispiacere a questo portiere Cimino, che merita tutto il nostro elogio per quello che è, tutta la nostra stima per quello che ha fatto vedere in questa partita. Ha parato tutto quello che c'era da parare e soprattutto ha parato delle conclusioni su Capasso che avrebbero meritato sorte migliore se non ci fosse stato un bravissimo Cimino a parare delle conclusioni ravvicinate del numero 9 isolano, del numero 11 isolano. Dunque l'Isola Liri ha ribaltato il risultato e ora conduce per 3-2, una Termitana che si è rivista un'altra volta come era successo nel primo tempo, subire il recupero dell'Isola Liri, che sbaglia questo appoggio, Cannavò si stava inserendo e poi riescono a liberare sulla fascia opposta i giocatori dell'Isola Liri, con ora Carnevale che va via verso la porta, il guardalinee non aveva ravvisato l'azione irregolare, non c'è molta comprensione però tra il guardalinee in alto ai nostri teleschermi e l'arbitro. Pochi minuti fa, ma dicevo, comunque hanno arbitrato il signor De Luca di Castrovillare, ha arbitrato molto bene, anche perché non c'è stato bisogno di interventi arbitrali per una partita ricca sì di spunti di cronaca, ma estremamente corretta. Dicevo, non si intendono molto bene il guardalinee, pochi minuti fa aveva accordato un calcio d'angolo all'Isola Liri, l'arbitro però ha fatto cenno di battere una rimessa dal fondo. Adesso il guardalinee, che era in linea con Carnevale, ha lasciato proseguire, l'arbitro
ha fischiato un fuorigioco. Comunque sono errori che ci stanno in una partita. Ora c'è il tiro ancora una volta, Capasso di testa e Cimino si supera, dunque è un duello con Capasso, un duello con Capasso, il portiere Cimino ancora una volta, e tutto questo al 79esimo, Capasso di testa. Sesto angolo per l'Isola Liri, quarto della ripresa, e c'è il tiro ancora una volta di Capasso, questa volta è a lato. Ezio Castellucci si sbraccia dalla panchina, si è alzato in quest'istante per impartire ordini alla sua formazione, che ora subisce questo attacco da parte della Termitana. Il pallone al centro, recupera Caradonna con l'ausilio di Rossi, che poi può liberare in avanti, recupera Carnevale e poi a Rotondi, ancora Rotondi che può distendersi in contropiede, ancora Rotondi, e c'è il fallo del numero 5 Ricordi, che ha con una manata non troppo sportiva, anche se doveva fermarlo con le buone o con le cattive, lo ha fatto non troppo in maniera cattiva, però è stato efficace il suo intervento per mettere giù Rotondi e far guadagnare all'Isolini un calcio di punizione. C'è una sostituzione, esce Carnevale, entra Piacenza a 10 minuti dal termine, esattamente all'80esimo entra Piacenza, altro giocatore di indubbie qualità tecniche, Roberto Piacenza, ormai da anni si è anche sposato ad Isola Liri, è stato uno dei primi arrivati in questo campionato interregionale, nella prima edizione che l'Isola Liri affrontò nel campionato 87-88. Ancora Capasso e la palla sul fondo. Dicevo che Piacenza è stato uno dei primi ad arrivare ad Isola Liri, è stato nell'87-88, faceva parte della prima formazione che dopo 63 anni disputò un campionato di interregionale. Lo stesso Piacenza che poi si è sposato ad Isola Liri, ha avuto una breve parentesi a Fondi e Sora e poi è tornato a giocare nel maglia biancorossa. Dunque Roberto Piacenza è entrato sul terreno di gioco all'80esimo, quando la Termitana manovra in avanti questo pallone per Crinò che è stato nella sua sfortuna l'autore inconsapevole del gol dell'Isola Liri, che permette ai biancorossi di essere in vantaggio per 3-2 nei confronti di questa formazione palermitana. Vi dicevo che Termini Imerese è un paese in provincia di Palermo. Ancora la palla per Capasso che senza troppi complimenti viene toccato da Ricordi, palla ora per Cimmaruta, per Caradonna per Oriotti, buona la prova del ragazzo di Castelliri, l'eterno ragazzo di Castelliri, Umberto Oriotti, che ora deve rimettere in gioco il pallone con le mani. Lo fa all'indirizzo di Piochi, anticipato il numero 9. Palla ora in direzione del numero 2, Palazzolo che si è liberato del pallone, e ora è Bosco che manovra a centro del campo su Ricordi, ancora Ricordi, la palla per Crinò, salta Rossi che si infortunia, si rialza senza alcuna difficoltà però il numero 4 Rossi, è Fasani che serve Piacenza. Ancora Rotondi al centro per Capasso per Ferrazzoli. Capasso cercava però di chiudere il triangolo con Rotondi. Recupera ancora una volta Crinò.
Crinò e poi Cimmaruta sul numero 9 Musumeci, che si poteva involare sulla fascia centrale, si poteva involare verso la zona centrale del campo. E poi Auriotti che commette questo fallo sul numero 7 Torregrossa. Torregrossa ha qualcosa da dire al giocatore isolano, poi il tutto si placa senza conseguenze. Piocchi addirittura è andato a chiedere scusa lui per il fallo di Auriotti. E calcio di punizione. Calcio di punizione in favore della Termitana. È ancora il numero 11 della formazione siciliana che ha mandato il pallone al centro, ma il tutto si è perso sul fondo. Mancano esattamente 6 minuti al termine di questa partita. L'Isola Liri conduce per 3-2, una partita che ha visto i biancorossi dover recuperare un risultato al termine del primo tempo. Perdevano per 2-1, poi nella ripresa l'impennata d'orgoglio di questi ragazzi ha portato al pareggio. Ora c'è un cambio nell'Isola Liri. All'85esimo esce Piochi. All'85esimo esce Piochi ed entra Adinolfi. Tutto questo tempo, mancano ormai 5 minuti alla conclusione. L'Isola Liri conduce per 3-2. È Fasani che va a rimettere in gioco questa rimessa. Dunque ha tolto una punta per un centrocampista e ora è Bosco che deve battere questo calcio di punizione. Accelerano i tempi i giocatori della Termitana. Ancora ricordi al centro, recupera Fasani in presa aerea. Senza difficoltà c'è anche il suo ex compagno De Rosa, che milita con il Venafro, un campionato di promozione molisana, che lo sta seguendo dalla tribuna. Ancora Rotondi al centro per Ferazzoli per Capasso. C'è il tiro di Capasso e la palla è alta. Ormai Capasso demotivato dopo l'impresa con Cimino che è stato protagonista di quasi tutti gli interventi sul numero 11. Ora Capasso ha sprecato nel peggior modo possibile questa conclusione, poteva chiudere l'incontro prima del dovuto e ha mandato il pallone alto. Tutto questo all'86esimo. Ancora Bosco, c'è un fallo di Adinolfi. Già battuto il calcio di munizione, un fallo sul bravo numero 3 Bosco. Ancora un altro fallo, ora l'Isola Liri ricorre all'ostruzionismo per far trascorrere i minuti. E poi la palla viene messa in fallo laterale, recupera Crinò in avanti e Musumeci pescato in fuorigioco. E è molto brava l'Isola Liri a effettuare il fuorigioco, ma bisogna anche dire che spesso questa tattica non è scattata a dovere, questo meccanismo non è scattato a dovere e si sono trovati impreparati i difensori dell'Isola Liri, specialmente nell'occasione della prima marcatura che ha fruttato il pareggio alla Termitana. Dunque l'Isola Liri potrebbe girare questo girone al giro di boa a quota 18, un punto in meno di quello che ha fatto lo scorso anno, ma diciamo anche a scanso di equivoci che è un risultato più che meritato, considerando di aver recuperato su 11 incontri 16 punti, considerando che in 5 partite aveva inanellato soltanto 2 punti.
dunque su, in 11 gare 16 punti, una squadra che manca soltanto e stenta a trovare una condizione giusta in trasferta, ma che in casa sa almeno si sa imporre e reagire a dovere. Oggi un'ennesima prova di coraggio dell'Isola Liri, che sotto di un gol al 2-1 al 41esimo del primo tempo ha saputo ribaltare un risultato che ancora però non è definitivo, questo vogliamo anche ribadirlo, con ancora la Termitana che si fa pericolosa in avanti, un'Isola Liri che ha saputo ribaltare un risultato e che ora sta cercando di chiudere nel miglior modo possibile. Mancano 30 secondi alla fine della partita, ancora Rossi con Adinolfi, ancora Adinolfi per Ferrazzoli. Ferrazzoli, c'è Capasso libero dall'altra parte, Ferrazzoli però guadagna una rimessa con le mani e i minuti ormai sono, è praticamente scaduto il tempo regolamentare, quando Adinolfi tocca per Piacenza, Piacenza all'indirizzo di Capasso, ma recupera palla la difesa della Termitana che può mandare in avanti per il numero 11 Cannavò, che è stato insieme a Cimino uno dei migliori in campo. E non dimentichiamo però la prova di Bosco, il numero 3, che ora ha recuperato il pallone, e l'arbitro ora dopo 30 secondi manda le due squadre negli spogliatoi. C'è il rammarico anche negli occhi e nei volti della formazione della formazione siciliana per aver accarezzato una probabile vittoria e che però devono lasciare il campo amareggiati per una sconfitta che stando ai valori espressi in campo, diciamo subito a scanso di equivoci, l'Isola Liri ha meritato la vittoria, ma anche se la Termitana ha accarezzato un possibile pareggio, non diciamo una vittoria che sarebbe stata una beffa ai danni di una squadra generosissima come l'Isola Liri. Dunque concludiamo dal campo Nazareth questo nostro appuntamento con il 1991, ci apprestiamo a concludere, ad iniziare questo 92 con il girone di ritorno, che sarà sicuramente un nuovo appuntamento con partite molto maschie e sentite per un campionato che noi